Il pomodoro selvatico è originario del Sud America, con frutti di piccole dimensioni disposti a grappolo. Inizialmente presente come infestante fra le piante di mais, portato nell'America centrale, fu messo a coltivazione dai Maya. Già 3.000 anni prima dell'arrivo degli esploratori spagnoli del Nuovo Mondo, era un alimento diffuso tra gli Aztechi, che avevano imparato a coltivarlo nelle regioni meridionali del Messico, migliorandone progressivamente la resa. Nei suoi limiti storici, l'insetto che per primo ha trovato saporiti foglie, fiori, frutta e il pomodoro è stata la dorifera, quilottero crisomeli, di origine del Nord America. I primi esemplari furono osservati nelle montagne rocciose sud-ovest degli Stati Uniti, agli inizi dell'Ottocento. In Europa è arrivato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, sulle coste atlantiche francesi, da cui si è estesa tutto il continente. In Italia le prime segnalazioni vennero fatte durante la Seconda Guerra Mondiale, 1943, nel Piemonte, e da allora si è diffusa in tutta la penisola. Quali sono i nemici naturali della dorifora? Fortunatamente è possibile combattere la dorifora anche in modo biologico e produrre un pomodoro sostenibile in coerenza con l'obiettivo 12 di Agenda 2030, limitando l'uso di prodotti chimici. Questi nuovi nemici, ancora una volta siamo fortunati, o meglio, abbiamo imparato a osservare come si comporta la natura, quali sono i meccanismi di controllo e i rapporti tra gli organismi, ed anche per la tuta assoluta e cimici asiatiche da qualche anno si sono trovate soluzioni biologiche.